Stranger Things e X-Men avessero un figlio, quello sarebbe Firestarter. Ma com'è possibile, visto che il libro scritto da Stephen King è del 1980? Questa è la domanda a cui vogliamo cercare di rispondere quest'oggi nel nostro video della recensione di Firestarter. Il film è in sala dal 12 maggio e fa aprire altri quesiti come: ma è possibile che si riesca a fare o meno un buon rifacimento cinematografico di un'opera di Stephen King? No, perché lo scrittore sono anni che prova a riuscire a riconciliarsi tra ciò che scrive sulla pagina e ciò che vede nell'audiovisivo, ma le cose che gli piacciono o le vedono poche persone, o non le vede praticamente nessuno, o quelle che inizialmente ci piacciono finiscono per venire rovinate. Vi ricordate It? No, perché la prima parte di It era entusiasmante, era appassionante, coinvolgente, terrorizzante, e poi è andato tutto rovinandosi con quella seconda parte. Questo Firestarter fa la stessa fine del resto della compagnia bella dei film tratti dai romanzi di Stephen King? Prima di rispondere a questa domanda, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di accendere le notifiche dopo esservi iscritti al canale di Film Is Now, così da poter sempre rimanere aggiornati sui nostri nuovi contenuti, che possono essere recensioni, interviste o tutto quello che c'è da sapere sul mondo dello spettacolo, e così da non rimanere mai indietro. No, perché poi capisco che con le operazioni audiovisive tratte dai romanzi di Stephen King si può tranquillamente rimanere indietro, visto quante sono, viste quante se ne fanno, viste quante si conoscono, quante non si conoscono, quante sono buone, quante sono non buone. E anche in questo caso Firestarter non è certo il primo tentativo di portare l'incendiaria, così titolo del libro di King, al cinema, bensì il primo tentativo risale al 1984. Il libro è stato scritto nel 1980 e questo ci fa ricollegare a quello che diceva in apertura, ossia un figlio nato da Stranger Things e X-Men potrebbe essere tranquillamente Firestarter. Anche se, attenzione, comunque gli X-Men su carta nascono negli anni 60 e quindi hanno un percorso già pregresso rispetto a quello che Stephen King ci porta tramite il suo libro. Ma quello che vuole raccontare Firestarter è proprio la natura del potere che una persona può avere, può ricevere, può essere innato, può essere la combinazione di fattori esterni, come in questo caso, ma come non sempre da grandi poteri derivano grandi responsabilità, a volte semplicemente si può anche non accettare la dote che ci viene nemmeno offerta, ma è imposta, e dover perciò affrontare le conseguenze. Per quale motivo Stranger Things? Ci troviamo in un ambiente in cui si fanno degli esperimenti sugli esseri umani e ci troviamo con la parte migliore di tutto Firestarter. Firestarter ha dei titoli di testa inquietantissimi. Dopo la dicitura che ci ricorda che questo è un prodotto della Blumhouse, quindi questo Jason Blum che continua a darci i migliori prodotti horror degli ultimi tempi, ma anche in questo caso non ne sono convinta. Dopo i titoli di testa, dopo il logo della casa di produzione, ecco questi infrarossi, queste immagini distorte che vogliono raccontare l'antefatto di ciò che è accaduto ai due personaggi, di cui uno è interpretato dal paladino di tutti i cuori della generazione 2000, ossia Zac Efron. Cosa è accaduto a lui e alla sua compagna, a sua moglie, che durante queste sperimentazioni hanno subito dei cambiamenti, e questi cambiamenti vengono riportati in quest'unica sequenza, che è poi la parte veramente più spaventosa dell'intero film, visto che l'orrore ce l'andiamo poi a dimenticare proprio da altre parti. Un'altra parte un po' suggestionante, l'inizio. Quello che ti fa credere Firestarter è che veramente ci si sono impegnati nella dose horror, visto che la prima sequenza, anche quella, suscita un senso di
inquietudine sempre. E tu dici, wow, siamo già partiti così in quarta, che bello, non sta elemosinando elementi del genere orrorifico, ma anzi ce li sta proprio, no, servendo su un piatto d'argento. Abbiamo quella sequenza, abbiamo i titoli di testa paurosissimi, bam, ci dimentichiamo tutto. La parte quindi Stranger Things viene dimenticata, se non ripresa, quando comincia un inseguimento che riguarda il fatto che Zac Efron con sua moglie sono stati sottoposti a questi esperimenti, e da loro che continuano a spostarsi di città in città fingendosi degli Amish, che non hanno quindi wifi, non hanno internet, non hanno i telefoni perché non devono essere rintracciati, devono tenere la testa bassa e scappare. Ecco quindi che devono continuare a tenersi lontani dagli uomini cattivi che potrebbero venire a prenderli, e insieme a loro anche la loro figlia. Questa piccola Charlie che nel 1984, nel primo rifacimento cinematografico di Firestarter, era interpretata da Drew Barrymore, questa volta viene interpretata dalla giovane Raya Keira Armstrong. E cosa ha di particolare? Che questa bambina ha sia il potere del padre, ossia il controllo mentale, e ha anche il potere della madre, ossia poter spostare gli oggetti con la forza del pensiero. Ma ha qualcosa in più, ha un fuoco che le arde dentro, non in senso metaforico, ma in senso letterale del termine. La ragazzina sputa fuoco, emana fuoco, genera fuoco, infiamma l'atmosfera, ma non riesce ad infiammare il film. Questo perché all'interno di quella che diventerà poi una vera e propria fuga, una caccia all'uomo, se non fosse che non è solo l'uomo Zac Efron a scappare, ma accompagnato da sua figlia, che è il vero fulcro delle ricerche di questi uomini cattivi, che teoricamente non vogliono farle del male, non vogliono studiarla, ma vogliono aiutarla. Beh, dal fatto che Zac Efron come padre non voleva nemmeno che si parlasse di quella cosa brutta, come la chiama la bambina, ossia questa incomprensione di questo potere, ad un certo punto come genitore sarà costretto a parlargliene e a spiegarle che cosa le succede. Praticamente tutto ciò che ruota attorno al personaggio di Charlie dovrebbe farcela percepire come una sorta di messia, non di messia in generale, ma di messia per ciò che riguarda gli esperimenti che hanno coinvolto il personaggio di Zac Efron, della moglie di questo mercenario che si mette sulle loro tracce, e a cui continuano sia quest'uomo che a dirselo tra di loro, a dirlo a chiunque incontrano: voi quando vedrete Charlie vi renderete conto che è l'unica nel suo essere, l'unica nel suo genere, vi troverete di fronte a qualcosa che non avete mai visto e che vi lascerà impressionati. Questo è un po' quello che accadeva ad esempio con Blade Runner 2049. Qual era l'elemento scatenante, qual era l'elemento stratosferico all'interno del film? Era il miracolo, quello che loro chiamavano il miracolo, cioè la possibilità da parte di un androide di essere riuscita a generare la vita nell'unione insieme ad un uomo, in questo caso interpretato da Harrison Ford, e allo stesso tempo dalla nascita di questa bambina, ossia il fulcro dell'unione tra un uomo e una donna che sono stati sottoposti a degli esperimenti, Charlie è l'unica nel suo genere, ma allo stesso tempo a noi spettatori ci sembra la ragazzina più comune possibile. Nonostante sputi fuoco, nonostante abbia questo fuoco che le arde, che emana, questo è un enorme problema. Se lei è vista come il prescelto in qualche maniera, quindi questa entità unica a cui tutti, non dico che si inginocchiano, ma a cui prestano una certa riverenza perché ne riconoscono qualcosa di superiore, per noi ci sembra solamente una ragazzina molto arrabbiata che deve arrivare ad accettare il suo potere, e a volte accettare il proprio potere significa non le grandi responsabilità, bensì la distruzione. Che questo distrugga anche tutta l'atmosfera del film? No, ma la rende particolarmente tediosa.
come per l'appunto il personaggio di Charlie. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Firestarter, di questo horror claudicante che non ha poi veramente nulla di speciale e che perciò non è riuscito a convincerci al 100% nonostante quelle iniziali buonissime premesse. Dove me lo potete far sapere? Sempre qui sotto, nei nostri commenti, insieme al vostro adattamento preferito cinematografico o seriale di Stephen King. No, perché qua i libri continuano a crescere, ma la qualità audiovisiva continua a calare. Potete farcelo sapere nei nostri commenti. Anche io adesso sfoggio il mio superpotere. Ciao! Thank you.